Salve a tutti ragazzi, sono sempre Io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con il secondo episodio della carriera giocatore. Vi ringrazio tantissimo per il supporto nel primo episodio, mi avete dato molti consigli su come muoversi, su quello che c'è da fare. Sono molto contento che vi piaccia e lasciate un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a un bel numero di mi piace per farmi capire che questa serie veramente vi piace davvero. Allora, il primo consiglio che mi avete dato, nello scorso episodio, nello scorso episodio abbiamo giocato le prime tre partite, io mi trovavo un po' in difficoltà perché comunque è una modalità nuova e ci devo un attimo prendere la mano. Mi avete consigliato in tantissimi di modificare il proprio giocatore perché abbiamo bisogno di un po' di ignoranza, diciamo così. Allora, io sono un 97 e sembro un vecchio di 30 anni, incredibile, cioè sembro veramente vecchissimo. Allora, andiamo a cambiarci un po', per esempio la maglia, mi avete detto di metterla fuori perché in realtà dentro veramente non si può vedere, ma io non me ne ero neanche accorto. Ok, questa era l'unica cosa che potevo cambiare. Per il momento però c'ho ancora tutto sbloccato, ragazzi, non so se posso sbloccarlo da qualche parte, aspettate un attimo. Allora ragazzi, per il momento non posso modificare nient'altro, credo che queste cose qui, cavigliera eccetera, me le sblocchi più avanti, spero. Ok, andiamo a giocarci questa partita contro il Setúbal. Sono stato inserito in formazione. Sarà meglio. Sì, Menzo. Palla per Roa. Aspetta che arrivo. Passamela. Passami. Ma porcaccia la miseria. Invece di fare il doppio passo, che c'hai 64 di overall, perché non me la passi? No, raga, ma cosa ho fatto? Ma fortuna che è fuori gioco, ma il portiere è impazzito. Io vi giuro che non l'ho chiamata. Attenzione a Menzo, se ne va, Menzo, porcaccio mio! Perché non ho tirato prima, ragazzi? Mamma mia, veramente, mi faccio prendere dall'emozione quando arrivo lì, perché non ci arrivo quasi mai, quindi quando ci arrivo... Guarda che passaggio che faccio a Ede! Ma guarda questo veramente non ha ancora mai messo un cross per il verso, anche nello scorso episodio ha fatto due cross imbarazzanti. Attenzione, Menzo si libera, mortacci, fai gol! Qualcuno faccia a te ai 78 di overall, Ziyech. Ma come hai fatto a sbagliare quel gol lì? Ecco, sono stato... Adesso vinciamo, eh. Abbiamo perso. Perfetto. Meglio così perché è stata una sofferenza, veramente. Oh, finalmente salgo al 69. E adesso sì che sono una bestia. E finalmente ci avviamo alla prima partita di campionato e voglio ridere veramente. Cos'è sta roba? Ci attendono degli impegni agevoli sulla carta. Dobbiamo essere pronti per la partita contro la squadra Heracles Almelo per i nostri tifosi. Ok, mi aspetto una valutazione media minima di 6. Voglio che segni un gol, mantieni una percentuale di realizzazione pari al 10% e addirittura un assist. Ed eccoci qua per il primo match ufficiale della Eredivisie. Twente Heracles. Sono molto gasato per questo inizio campionato. Non so se essere fiducioso perché... Attenzione a Bella Hassi. Eppala là, Stevens, bella parata. Ma che cazzo dico, bella parata. Cioè, una parata che faceva pure mia nonna. Questa è una bella parata, portacci. Portacci nostra, che siamo scarsissimi, siamo. Menzo, oh, bella palla per Ziyech. Aspetta che arrivo, frate. Bella pallina per Menzolino! Bella pallina! Il tiro! La parata di Castro! Porca puttana! E mi ha dato 5.9 perché non ho fatto gol. Non ho capito. Comunque, oh, non è vero. Non dirmi che non era fuori gioco. E non era fuori gioco, incredibile. Guardate che palla che ho dato! Oddio! Ti prego fa... Cosa devo dire, ragazzi? Cosa devo dire? Guarda che palla che t'ho dato! Guarda che palla che t'ho dato! Fai qua... Ma cos'è sta roba? No, raga, io non ci credo però, ragazzi. Io non l'ho neanche chiamata. Non possono fare una roba del genere. Oh, attenzione. Menzo. La traversa, non ci credo. Mattia, ma cosa fa? Rigore per noi, ragazzi. Ho preso una traversa incredibile. Perché ho tirato di mancino? Che ero son destro io. Ma me li fa tirare a me i rigori, raga. No. Fammelo, ti prego. Sì! 1-0 Twente.
Siamo in vantaggio! Immeritatamente, signori! Farima, tu entri immeritatamente. Guarda quanto soffico! Abbiamo capito come fare! Mezzo! 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 Guarda di là! Guarda di là! Guarda di là! L'assist! No! Non beccano la porta neanche se gliela tiri in faccia! Cioè, questo è incredibile, ragazzi! È incredibile, è incredibile! Oh, raga, non fanno il pressing! Il cazzo di pressing! Non c'è il pressing! Passa sto pallone! Porco schifo! Sì! Tre punti grandissimi! Incredibile! Abbiamo vinto 1-0! Vinto 1-0 grazie a me. Grazie a me. Cioè, incredibile. La media 5.9. Comunque credibile. Ok, andiamoci a giocare sempre in casa contro il Roda. Prima non so se eravamo in casa, non credo proprio. Grande mister. Ma chissà chi è l'attaccante titolare del quale ho preso il posto per sempre, cioè. Eccoci qua. Twente Roda, dopo il primo match di campionato, dove abbiamo conquistato 3 punti, oggi cerchiamo di acquistare altre 6. Altri 3, basta. Cerchiamo anche di far gol, perché sennò veramente è un fallimento tutto quanto. Ziyech, fai un bel cross. No, dai vecchio. Passa. Bomb di testa, sono morto, raga. Ho dato una testata a una spalla di un avversario. Ok, sono in piedi. Mezzo. Oddio, che palla per Ziyech. Niente. Eccolo che arriva da dietro. Puttana. Guarda che roba. Passa. Ma guarda, porco ciccio! Perché non me la passate per bene? Devo andare a prendere io quella? Guardate che roba! Cioè, incredibile! Stavolta ho sbagliato io. Passamela! Sì, bella palla per Ziyech! Ma stoppa e vai! Stoppa e vai, cos'è? Ma puoi tirare in quel modo? Guarda! Guarda Mokojito, bravo Mokojito, però perché non l'hai stoppata e non sei andato? Sì, fuori! Niente, quando gliela passo non c'è modo che loro la stoppano praticamente. Non possiamo prendere gol adesso, eh? Palla è uscita, è fuori! No, cosa mi tocca vedere? Sta cosa è incredibile. Finita! E l'altro non ha neanche provato a prenderla. 0-0, un buon 0-0. Almeno ho preso 6.6 di media. Palle gol create 5, porca puttanza. 6.5, vabbè, fa lo stesso. Però ho rimasto 2 partite per segnare. Io voglio giocarmele e ho voglia di provare a farli in questo episodio. Eccoci qua, Vitesse Twente, Stade Municipal. Boom! Oddio! Allora, perché tiri sempre di mancino? Che sei destro? Yes! Bella azione! Yes! Vai Mokojito! Ma raga, veramente, ma perché ogni volta che gli passo il pallone tirano? No, mi sono infortunato, raga. Ma anche io dico, il gioco, ma cosa mi fa infortunare a fare? Niente, ragazzi. Purtroppo mi sono infortunato, non so se abbiamo vinto, vediamo. Abbiamo pareggiato 0-0. Pareggiato 0-0, vediamo un po' la classifica. Noi per ora siamo settimi. Riposo forzato, 5 giorni, quindi giocherò la prossima. Però riusciamo a giocare contro la prima in classifica, no? Il Groningen. Sì, no, Groningen. Ah, non gioco. Bene, perfetto. Non gioco. E quindi adesso con gli obiettivi come si fa? Oh, 1-0 per noi. Gol di Ziyech. Pareggio, perfetto. Ottimo pareggio contro i primi in classifica, ragazzi. Ottimo pareggio. Per il momento non siamo ancora stati battuti. Perfetto. Saliamo al 70 e questo è molto importante. Stiamo salendo abbastanza, devo dire. Io proseguirei. Ma perché non mi fanno più giocare, ragazzi? Non mi fanno più giocare. Non so cosa dire. Cioè, mi dicono obiettivi e poi non mi fai giocare. Ale, sono in...
2-1 Ziyech! 2-1 Ziyech, ragazzi! 2-2. Incredibile. Ma come si fa? Porca puttigna! Vabbè, raga, non mi fanno più giocare. Non so cosa sia successo, sinceramente. A parte che faccio cacare, però... Non sono stato inserito nella formazione di oggi. Vabbè, ragazzi, io continuo. Cioè, è inutile fare il prossimo episodio se non mi fanno giocare. Io continuo così. La simuliamo. Quello che non capisco è perché mi metti gli obiettivi se poi sai che non mi farai giocare, sinceramente. Ziyech è incredibile. Quando non ci sono io, fa dei gran numeri. L'Estienne. Porca puttana, ragazzi. Ma gliela fate con quella difesa? Attenzione, perché prima abbiamo preso gol all'87esimo. Perfetto, 1-1, ragazzi. Non si perde. Andiamo a vedere la classifica. Siamo ottavi, purtroppo. Non vinciamo più, però d'altronde cosa dobbiamo fare? Abbiamo fatto una vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte. Siamo ancora l'unica partita, l'unica squadra che non ha perso. Però ovviamente siamo a 8 punti. Ragazzi, non mi fanno più giocare. 0-0. Io non so... Non so se devo fare qualcosa, ragazzi, sinceramente. Cioè, vorrei cercare di capire se è successo qualcosa. Perché non mi fanno più giocare? Cioè, cosa devo fare per giocare? E niente, anche qui non sono stato convocato. Passiamo subito in svantaggio. Cioè, dimmi se deve essere la prima che perdiamo contro l'Ado Den Haag. No, perché pareggia Uvini per il momento. Perfetto. 1-2 per loro. Noi uno a partita ce lo dobbiamo far buttare fuori. Uno a partita ce lo dobbiamo buttare fuori. E niente, questa è andata, ragazzi. Perso. La classifica si sta mettendo sempre peggio perché siamo decimi. No, allora, ragazzi. Forse sto sbagliando qualcosa io, ragazzi. Cioè, non mi puoi mettere... Appunto, allenatore, non mi hai fatto giocare una volta e mi dici... Adesso ci sono altri 4 obiettivi. Voglio che segni un gol e voglio che fai un altro assist. Però se non mi fai giocare, vecchio mio, non so come fare io. Oh, finalmente, sono stato inserito nella formazione titolare, ragazzi. Però, dato che è un po' di tempo che non sei tra i titolari della squadra, ho deciso di darti la possibilità di mostrare il tuo valore schierandoti in campo per la prossima partita. Metticela tutta e dimostrami che ho sbagliato a tenerti in panchina per tutto questo tempo. Cosa ti devo dire? Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Porco Giuda. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi dispiace che questo sia stato un po' così, però all'inizio qualche partita l'abbiamo giocate. Ci vediamo nel prossimo episodio della carriera da giocatore, dove giocheremo finalmente contro l'Ajax. Quindi, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Sotto nei commenti tanti consigli. Ditemi se posso fare qualcosa, cioè se ci sono delle cose che posso cambiare. Nel senso, posso cambiare la cattiveria della mia squadra. Posso cambiare il fatto che pressino poco? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto da mezzo e alla prossima, ciao a tutti, ragazzi.